Salve a tutti, salve a tutti e buon sabato, buon fine settimana e vi ruberò pochi minuti per raccontarvi di un fatto molto molto grave. Un fatto grave che si sta consumando nel silenzio totale nelle aule della Camera dei Deputati, del Parlamento, con la connivenza di praticamente tutta la maggioranza eh, che sostiene questo governo e che ha come scopo quello di impedire che si sappia la verità sulla pandemia di impedire che venga condotta un'inchiesta rigorosa, seria, completa sulla pandemia con la complicità, con la responsabilità di praticamente tutti i partiti che reggono l'attuale maggioranza di governo. È un fatto gravissimo, è un insabbiamento istituzionale finalizzato a evitare, dirò delle cose di cui mi assumo tutta la responsabilità, con la finalità di evitare che si sappia che cosa è accaduto in questo anno e mezzo su tutte le responsabilità del governo, del ministero, di speranza, di Conte e non solo, sul perché non è stato aggiornato il piano pandemico, sul perché non è stato attivato il piano pandemico, sul perché le cure domiciliari non si sono volute realmente valorizzare, sul perché eh, si è ritenuto di procedere in questa maniera sul piano eh, di tutto, dai vaccini, dalle, dalle cure, da tutto, i verbali a task force, un'operazione di insabbiamento condotta. Eh, con la complicità di tutti, di tutti dispiace dirlo, eh, i partiti di maggioranza, tolto evidentemente Fratelli d'Italia non solo perché non è in maggioranza ma perché noi abbiamo assunto una posizione ben diversa. Ancora una volta farò parlare di documenti ufficiali, documenti su carta intestata di Camere Deputati pubblicate sulle gazzette ufficiali documenti inoppugnabili chiunque mi voglia può correlarmi tanti documenti parlano chiarissimi quindi anzi ben volentieri che forse riusciremo a andare a fondo a questa è una vergogna, una vergogna istituzionalizzata, perché dovete sapere che nelle scorse settimane eh, è stata proposta una commissione d'inchiesta da parte dei Fratelli d'Italia con la finalità eh, evidente. Il primo firmatario, eh, qui c'è scritto, primo firmatario eh, Giorgia Meloni, Lolo Brigida, il sottoscritto, istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2. Questa era la nostra proposta. Era una proposta che, come dice l'articolo 3, aveva il compito di accertare le ragioni per le quali non era stato fattuato l'aggiornamento del piano pandemico, acclarare per quali motivi è mancata attivazione del piano nonostante dedicazione di emergenza, e accertare per quali ragioni in alcune sedute del Comitato Tecnico sia mai stato trattato l'argomento, per quale motivo e, ci sono dei, dei documenti che sono stati occultati. Li vedete tutti. E, perché non. Su tutto, su tutto, lo vedete, arriva a essere molto dettagliata perché noi ritenevamo necessario che questa commissione d'inchiesta andasse a fondo, senza lasciare nulla di intentato. Queste commissioni d'inchiesta non sono una cosa strana. Svezia, Gran Bretagna, Belgio, credo la Francia, un po' tutte le hanno già fatte. Ok, succede, succede. Che viene fatta, noi volevamo farla la eh, Camera e Senata assieme per essere più forte. La commissione d'inchiesta è uno strumento potente se usato bene e devastante se usato male. Potente perché è come se la magistratura eh, indagasse. Perché ha gli stessi poteri la magistratura può acquisire documenti, può acquisire testimonianze, può svolgere attività istruttorie, è tutto segretato. Ma necessario negli esiti conclusivi viene poi reso pubblico. Viene a questo punto presentata una proposta di legge, una proposta di legge parallela, Primi firmatari, vedete, 28 maggio 2020, giustizio per carità, con cui si dice, e questo è, istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia e sulla congruità delle misure adottate negli Stati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È molto più breve, vedete, la Commissione ha il compito di esaminare la responsabilità relativa allo scoppio della pandemia eh, di, di SARS. E di accertare l'effettiva congruità del comportamento ottenuto dagli stati di origine dell'infezione, dell eccetera, eccetera. Molto più stretta, ma ci andava bene. Ci andava bene perché a noi, comunque, non, non è che interessi mettere il cappello, non è che ci interessa chi arriva primo, va bene, l'importante è appurare la verità. Questa commissione questa proposta va avanti, e fino a che l'8 luglio, quindi parliamo di una settimana fa. Tra l'altro, lo stesso giorno in cui centinaia e centinaia di famiglie presentavano dinanzi al Tribunale di Roma la, eh, la, la causa per chiedere che venisse appurata la verità, quindi anche lo stesso giorno uno sfregio vergognoso, vergognoso, viene presentato. Un pacchetto di emendamenti a questa Commissione che stravolge totalmente tutto, l'ultimo giorno utile praticamente. Questa Commissione, avete visto, risale alla sua proposta il 20, 20 maggio, abbiamo detto 28 maggio 2020. A un anno e più di distanza viene presentato un pacchetto di emendamenti con cui che cosa si fa? Si cambia tutto. Qui ci sono i due testi. Questa è la Gazzetta Ufficiale, atti parlamentari. Vedete, per i soliti eh, cialtroni che poi iniziano a parlare di fake news. Ecco, qui qualcuno può andare a vedere, no? Atti, questa è la Gazzetta Ufficiale. Quindi lo dico già ai cialtroncelli che inizieranno a dire: Eh, tutto è cavolato. Benissimo. Questa, da questa parte, è il test iniziale. Questo è quello che è, è stato licenziato e che verrà votato da settimana prossima alla Camera dei Deputati. Guardate. Quella che doveva essere una commissione d'inchiesta parlamentare di, eh, sulle calde dello scoppio della pandemia e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione eh, dall Mondiale della Sanità diventa una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine. Solo gli Stati di origine. Spariscono tutti gli altri Stati. Poi vai a vedere l'articolo 1 che qui diceva, è istituita. Una commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scopo della pandemia Sars-CoV-2 sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitare una propagazione diventa istituita. Una commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scopo della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus si è manifestato inizialmente con riferimento, attenzione anche qua... Al periodo antecedente la dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale avvenuta il 30 gennaio 2020. Avete capito bene: mentre inizialmente la Commissione doveva verificare tutto ciò che era successo anche in Italia da quando la pandemia è scoppiata a oggi, con un blitz a cui hanno partecipato deputati rosso-gialli. Hanno partecipato eh, il PD, ha partecipato l'EU, ha partecipato il 5 Stelle, dispiace dirlo, anche parlamentari di centrodestra, non di Fratelli d'Italia, non di fra Fratelli d'Italia, hanno votato una eh, modifica che introduce due limiti fondamentali a questa commissione d'inchiesta. Potrà indagare solo sulla Cina, gli stati di origine, quindi non più sull'Italia, e solo nel periodo precedente al 30 gennaio 2020. Ma ci prendete per i fondelli, cioè ci prendete per scemi, cioè voi ci dite che la commissione d'inchiesta che doveva verificare eh, che fine aveva fatto il piano pandemico? Che, perché non era stato aggiornato? Perché non era stato attivato? Perché i militari erano stati mandati e poi eh, ritirati dalla Val seriana? Perché non venivano fatti tamponi? Perché i cinesi venivano fatti sbarcare in Italia mentre gli italiani venivano messi in quarantena? Perché non, non si poteva sapere ciò che era contenuto nel dossier di, di, fatto da Francesco Zambon? Perché il capogabinetto di eh, Speranza incontrò Ranieri Guerra dicendogli di ritirare? Perché Ranieri? guerra incontrò il capigabinetto, per quale motivo Brusaferro e tutti gli altri facciamo nomi e cognomi? Perché ci siamo stancati di essere presi in giro, per quale motivo Brusaferro diceva il virus non circola in Italia a febbraio? Ecco tutto ciò esce dalla commissione d'inchiesta e noi potremmo indagare solo sulla Cina per il periodo prima del 30 gennaio 2020, ma ci prendete per scemi? Cioè, secondo voi la Cina dirà: prego, accomodatevi, guardate qua, sono i laboratorio di Wuhan, vedete tutto a posto. Ah, grazie, non c'è problema. No, davvero, no, guardate eh, qui. No, no, non vogliamo disturbare. Questo, guardate, questo è un documento del 32 gennaio. No, non possiamo perché noi dobbiamo solo guardare ciò che è prima del 30 gennaio. Noi vogliamo sapere tutto su quello che è stato fatto perché state coprendo speranza. Conte, il ministero, perché state coprendo tutto ciò che è stato compiuto dal governo italiano dall'inizio pan dall della pandemia sulla diffusione del vaccino? Da dove origina? Chi l'ha mandato? Perché in Italia non eravamo pronti? Perché non c'era il piano pandemico? Chi lo doveva aggiornare? Chi ha sbagliato? Perché Ranieri Guerra parla di D'Alema? Perché non volete il presidente Fassino, che è quello che ha istruito tutto dicendo non si può guardare troppo? Perché. Non vuoi che indaghiamo in tutto e per tutto? Perché non vuoi che andiamo a vedere le commesse che il, il, la Cina organizzava verso l'Italia o perché partivano tonnellate di materiali il 15 febbraio del 2020 verso la Cina? 15 febbraio, quindi dopo il 30, e quindi non potremo indagare. Perché non vuoi che andiamo a vedere che cosa c'è scritto sui verbali della task force successivi? successivi al 30 gennaio e quindi anche questi esclusi perché non possiamo andare a vedere che cosa si dicevano i ministri perché non vuoi che andiamo a vedere perché il capigabinetto Zaccardi diceva a eh, Ranieri Guerra il report di Zambone è meglio lasciarlo far morire pensi che l'OMS ci dica oh, noi siamo la casa di vetro prego accomodatevi non, non c'è problema l'importante è che si prenda il 30 gennaio ma ci prendete per cretini questa è un'operazione di insabbiamento istituzionalizzato con la partecipazione di tutte le forze di maggioranza. E io mi assumo la responsabilità fino all'ultima goccia, perché è una vergogna che non vogliate far sapere agli italiani che cosa è capitato, di che cosa avete paura. Perché questa roba è lì da una settimana, dieci giorni e non un TG, non un giornalone. Nessuno del mainstream può dire il pluralismo. No, vediamo il pluralismo come lo garantite. Lo vediamo come lo garantite il pluralismo. Vogliamo anche vedere un po' di nomi. Guardiamo un po' di nomi, guardate. Viene. Presentato. Qua ci sono i nomi di quelli che dicono che eh, dobbiamo assolutamente presentare questo emendamento perché altrimenti vedete Carnevali PD ne condivide la necessità di effettuare un approfondimento sulle misure da adottare per assicurare eccetera eccetera eccetera. Dice non ha idoneo lo strumento di commissione inchiesta, che come confermato da quanto accaduto nel passato legislature presenta caratteristiche non rilevanti. E quindi è meglio non, non estendere troppo quello che va fatto Laura Boldrini subito, ecco immediatamente, vediamo che cosa eh, va fatto perché le commissioni d'inchiesta su questa materia tutto sommato sono cose che più di tanto eh, non servono insomma e guardate anche qua questi sono gli emendamenti atto camera potete andare a vedere su tutti gli atti che troverete troverete anche le parole del presidente Fassino che dice eh, Fassino non dubito per carità eh, tuttavia eh, bisogna stare attenti perché ci sono già stati delle strumentalizzazioni che Bisogna evitare strumentalizzazioni, fassino. strumentalizzazioni Di che cosa stiamo parlando? Strumentalizzazioni nel sapere la verità. Perché non volete che si indaghi? Perché non volete che si sappia da chi sono stati comprati i ventilatori? Perché Ranieri Guerra dice che l'OMS è la consapevole foglia di fico? E che quando scrive a Zambon dicendo dovete ritirare quel report perché parliamo di vicende e chiama in causa D'Alema? Cosa c'entra da Lema? Questa commissione in poteva verificarlo. Perché l'avete stravolta con un blitz l'ultimo giorno, senza che nessuno potesse poi più verificare il contenuto e adesso va in aula a prenderlo o lasciare? Tutti, tutti, ci sono emendamenti, dispiace dirlo, di Palazzotto, di Leo, di Carnevali del PD, di Sportiello del 5 Stelle e anche di colleghi della Lega. Perché fa vogliono fare tutto ciò? Perché vogliono insabbiare la verità. È questo che noi non consentiremo avvenga. Abbiamo fatto ricorsi al Tarvi, siete presi delle condanne, caro Ministro Speranza, tu e il tuo Ministero. Avete, siete stati costretti, ci saranno delle notizie, le abbiamo divulgate. Vediamo se qualcuno avrà il coraggio di riprenderle, ma nessuno ne parlerà da nessuna parte. Poi ci dicono, ah, è complottismo. Complottismo no, anzi al contrario. Noi vogliamo solo vedere tutta la verità. Perché le cure domiciliari non si potevano valorizzare? Avrete avuto dei dati effettivi per i quali il coronavirus non poteva essere contrastato con quegli strumenti? Perché il piano pandemico non poteva essere attivato? Avete avuto delle valutazioni per i quali questo piano pandemico non doveva essere attivato? Perché il repro di Zambona andava ritirato? Avrete avuto delle valutazioni? Fatecela vedere. Se avete operato bene, cari compagni, cari sinistrati, se siete convinti di aver operato nel modo migliore possibile, di che cosa avete paura? Evidentemente, se volete nascondere la verità, c'è qualcosa di cui avete paura. E invece, noi vogliamo vedere tutti i documenti. Fatelo sapere, diffondete, fate conoscere, perché adesso inizieranno a dire: Abbiamo fatto la commissione d'inchiesta e non è emerso nulla. E eh certo, l'avete limitata prima del 30 gennaio, la pandemia scoppia dopo è stata dichiarata pandemia, e solo alla Cina, solo alla Cina! Solo la Cina, in Italia non possiamo vedere, io chiedo scusate ma Speranza no, Speranza non è cinese, forse, però è comunista, forse. E perché allora volete impedirci? Perché diranno, eh, noi abbiamo fatto la commissione d'inchiesta e vi prenderanno tutti in giro, perché quella commissione d'inchiesta che stanno creando in realtà è una foglia di fico e un'enorme opera di distrazione di massa di cui gli italiani devono nel loro piano essere vittime, perché possono dire la Commissione l'abbiamo fatta e non è emerso nulla. Diffondete questo video. Fate sapere la verità, perché noi dobbiamo essere consapevoli che quella commissione d'inchiesta è fatta solo ed esclusivamente per impedire che si affronti la verità delle cose. Le responsabilità di Speranza, le responsabilità di chi governava, le responsabilità dei rosso gialli, le responsabilità di PD e 5 Stelle, le responsabilità di tutti coloro che avevano il dovere di rispondere alla pandemia, sia chiaro. Errori ne sono stati commessi, noi non vogliamo colpevolizzare, perché chi poteva affrontare con prontezza quella situazione? Ma nel momento in cui Speranza e i suoi dicono: Non abbiamo commesso errore, erano tutte scelte giuste, allora tu assumi la responsabilità di quello che hai fatto e ne vieni a rispondere in Parlamento, non con commissione d'inchiesta farsa, ma con commissione d'inchieste vere, come quella che con Meloni, Lolo Brigida e io abbiamo presentato. E se non la vuoi è perché vuoi nascondere i tuoi scheletri nell'armadio. Noi con gli armadi li scardineremo. Perché bisogna che gli italiani sappiano la verità, chi sbaglia paga e bisogna assumersi le responsabilità di quello che viene fatto, altrimenti siete dei pusillanimi, complici di un sistema malato e marcio che evidentemente ha come unica finalità quella di nascondere ciò che è accaduto. Vi chiedo di far sapere la verità perché altrimenti tutto ciò passerà sotto silenzio.